Scatman's World. Ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager stagione 2013, ragazzi, tappa 4, Tour de France, Nizza, 23.5 km, cronometro a squadre. Ragazzi, nella cronometro a squadre sono una pippa, quindi speriamo bene. L'obiettivo è non perdere troppi secondi dalla maglia Jalas. Ok, cronometro tutto in pianura, chiaramente. C'è un cronometro buono in pianura? Come non c'è? Madonna che merda. Tutte uguali sono. Andiamo su questa allora. Allora da crono. Aspetta un attimo. Dove sono le ruote da crono? Oh, non ho le ruote da crono. Ma no. Epic fail. Ok, queste qua sono le migliori. Vabbè, questa è perfetta. Buono. Ce n'è una migliore nel pianeggiante. Ok, allora andiamo su questa, caschetti da cronometro. Perfetto, raga. Corsa 3D. Nibalone molto buona, Nibalone, vabbè, insomma. Con la forma siamo messi così così, però qua chiaramente dobbiamo puntare tanto su Nibali perché è fortissimo in cronometro. Allora, la squadra favorita, vediamo. Sky Pro Cycling Omega e Team Saxo, quindi siamo fuori dalle tre squadre favorite. Molto bene, sono quelle cose della vita che mi fanno stare molto molto meglio. Contanto che sono anche uno scandalo nella cronometro squadre, prevedo veramente di perdere tanti tanti secondi. Speriamo bene, ragazzi, devo fare il miracolo comendiano. Allora, ragazzi, ho fatto queste cose qua. Allora, i Glintz che ho messo tutti chiaramente a tirare 99, perché la tappa è di 23 km, quindi possono dare tutto quanto, cazzo, cioè devono veramente dare tutto in 20 km. Allora, i Glintz che per esempio ha 72 in pianura e in cronometro 64, quindi ho messo 6 secondi, perché comunque in pianura ha qualcosa, visto che la tappa è pianeggiante. Poi Gasparotto, l'ho messo 5 secondi, perché ha pianura 72 e cronometro 69, quindi un'altra pippa. Nibali chiaramente deve tirare più di tutti, a me dispiace, ma... Nibali ha 73 in cronometro e 71 in pianura, è il migliore. Poi Murayev ho messo 5 secondi perché ha solo 75 in pianura di buono. Fuslan 10 secondi perché comunque ha 69 in pianura e 72 in cronometro. Brakovic 67 in pianura, 76 in cronometro, ho messo 10 perché comunque in cronometro se la cava bene. Il buon Bozic 72 in pianura, 63 in cronometro, quindi 5 secondi. E anche Guardini e Aru 5 secondi perché sono due pippe a cronometro e in pianura comunque non dominano. Ragazzi, è durissimo perché è una squadra veramente di pippe. Andiamo, spero di aver fatto la scelta giusta. Ragazzi, non sono molto pratico delle cronometro squadre. Vediamo. Ok, vediamo al primo intertempo la cronometro squadre della quarta tappa. Dai Vincenzo, tira Vincenzone. Dai Vincenzone. Dai Vincenzone. Ecco le squadre, ragazzi, del Tour de France. Eccole qua. Mappa. Questa è la mappa. Classifica. Eventi. E va fa cool. Ok. Adesso vediamo il primo intertempo, ragazzi. Non prevedo cose positive, però. Qua c'è anche la Saxo. Vediamo un po' cosa combiniamo. Ah, Dio mio. Speriamo di non perdere troppi secondi, più che altro. Ecco, questo mi interessa. Siamo vicini al primo intertempo. Dai, c'è... c'è Iglinski adesso, dai Iglinski, dai Iglinski, dai. Vola, vecchio mio. Adesso vediamo il primo intertempo. Siamo undicesimi a 42 secondi, non bene.
Qua perdiamo altri secondi importanti. Però ragazzi, dopo la cronometro a squadre non sono proprio capace, mi dispiace, ma è così. Attenzione, si sta staccando un po' il gruppo, non è più unito. Attenzione. Guardi, è una squadra scarsa, oh, purtroppo. Sì, poi come non è neanche una pipa sul cronometro, però di certo non aiuta. Guardini è proprio staccato, so. Vediamo le altre squadre, sono molto più unite purtroppo. Stiamo rischiando tanto adesso, È quasi finita intanto. È quasi finita la tappa. Dai Vincenzone, tira, però il problema è che... Mamma mia, Guardini è molto indietro. Ragazzi, ci ho provato. Ma così è più bello, c'è più suspense dopo. È più bello così, c'è più suspense. Vedere un comendone in difficoltà nelle prime tappe. Dopo in montagna spacco il culo a tutti. È una promessa, ragazzi. Adesso devo tenere tenere Nibali a riposo per le prossime gare che sono di pianura. Mamma mia, che disastro. Sono anche vicini, cioè, non ho parole. Siamo quinti. Quinto posto per la Stana Pro Team. Adesso vediamo. Sesto posto. D'altronde non ero tra i favoriti. Settimo, ottavo e vai. Che bello. Nono a 1:01. Decimo. Mamma mia. Siamo molto molto indietro, ragazzi. Quante ne mancano? Esse. Ciao raga. Ultimi. Vince Evans. Ok, la maglia gialla è di Rodriguez, della Katiusha. Globale a punti, Goss. Mamma mia, ci ho messo in maglia, quella Pua è nostra. Iglinski, maglia Pua, unica nota positiva. E adesso vediamo, miglior giovane, Van Garden. Che gnocche, fai. Globale per squadra, ultimi siamo, cioè decimi siamo, Katiusha in testa. Vediamo i distacchi, ragazzi, ci sono un po' preoccupato. Globale. Allora, in testa Rodriguez, vediamo quanto distacco ha Vincenzone. Reiglinski ha 1:21 dalla maglia gialla. Beh, tutti 1:21. Nibali a 1:21, vabbè. Vabbè ragazzi, non c'è problema, si può recuperare tranquillamente. Contador a 28, sono comunque dietro anche Contador a 28, From 20. Dai, alla fine siamo tutti là, dai, va bene. Tappa 5, tappa di pianura, buono, poi ancora pianura, pianura. E la prima di montagna è Castres a X3 Domies, una roba del genere. Quindi adesso tappe per Guardini e riposo per il Comendone. Buono raga, tappa un po' così, tappa intermedia. E dalle prossime tappe andiamo di pianura con le volate. E poi inizia la montagna, ragazzi, Pirenei e Alpi. Raga, un saluto al Comendone veneziano. Ciao!